Il ministro dell'interno, no, scusi. Senatore Pillon, ci tengo alla differenza di genere. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, stiamo da qualche mese assistendo a un'evidente strategia portata avanti da due o tre studi legali e volta al tentativo di legittimare nel nostro Paese. Però posso avere il silenzio, signor Presidente? Grazie. Stiamo da qualche mese assistendo a un'evidente strategia portata avanti da due o tre studi legali e volta al tentativo di legittimare nel nostro Paese pratiche illegali e delittuose quale utero in affitto e traffico di gameti umani. Resa impraticabile la strada legislativa, da parte delle lobby si è intrapresa la strada amministrativa e giudiziaria da un lato e la strada mediatica dall'altro, proponendo l'iscrizione e la trascrizione di atti di nascita evidentemente contrari al vero, in quanto riportanti come fossero veri genitori due maschi o due femmine. Il media system si è gettato sulla ghiotta vicenda riprendendo i provvedimenti amministrativi e giudiziari e parlando di bambini con due padri o con due madri, come se questo fosse possibile, ingenerando grande confusione nell'opinione pubblica. Si tratta di un modo elegante e compassionevole per negare la verità dei fatti, visto che ciascuno di noi è stato concepito da un padre e da una madre. E tra l'altro si tratta un modo di deprivare così i minori del loro inalienabile diritto a crescere con mamma e papà, aggirando il divieto normativo posto dalla legge 40 del 2004 che sanziona quali gravi delitti la maternità surrogata e il traffico di gameti. A meno che non sia cambiato qualcosa negli ultimi 10 minuti, due padri uguale utero in affitto. Come sapete, praticare utero in affitto significa comprare fisicamente a carissimo prezzo degli ovociti da una donna scelta a catalogo in base a delle preferenze da parte di ricchi acquirenti. Questa donna viene bombardata con iperstimolazione ovarica sottoposta a prelievo di gameti che una volta fecondati vengono impiantati nell'utero di altra femmina scelta normalmente tra le più povere. Quest'ultima donna viene sottoposta a trattamenti con terapie chemioterapiche antirigetto e costretta a seguire il contratto di affitto di utero in ogni dettaglio per 9 mesi. Il bambino, una volta nato, immediatamente strappato e consegnato agli acquirenti. Due madri uguale traffico di gameti, cioè scegliere a catalogo spermatozoi su internet sulla base della bellezza, del colore dei capelli, della razza e delle altre caratteristiche, ho quasi fatto, Presidente, psicofisiche del venditore. In entrambi i casi sappiamo che i bambini che nasceranno saranno privati della figura paterna o materna dal capriccioso egoismo di due adulti che hanno più denaro. Questo è vero schiavismo, ho fatto, sì, concludo, questo è attentare alla dignità della donna. Volevamo pertanto chiedere al signor Ministro, visto che riusciamo a dire che chi ruba un'auto all'estero non può legittimamente registrarne la proprietà in Italia, mentre riusciamo a registrare in Italia bambini come se fossero figli di due padri comperati all'estero, volevo sapere che cosa intende fare il Ministro per garantire che i sindaci rispettino la normativa vigente che vieta utero in affitto e traffico di gameti. Per favore, chiuda. Impedire la legittimazione ex post di tali pratiche. Grazie, Presidente. Il Ministro dell'Interno, senatore Salvini, risponde all'interrogazione per 3 minuti. Ringrazio il senatore Pillon. Negli ultimi mesi si sono registrati diversi casi di richieste di iscrizione o trascrizione di atti di nascita da parte di persone dello stesso sesso rispetto alle quali alcuni ufficiali dello Stato civile, nel solco del vigente ordinamento, hanno correttamente opposto diniego, ritenendole contro la legge. Altri uffici comunali invece hanno ritenuto di procedere alla formazione degli atti richiesti andando oltre, a mio avviso, le norme vigenti. Sul tema, che come intuibile va al di là della stretta valutazione in termini giuridici, si stanno sviluppando una serie di posizioni diversificate. Mi riferisco in particolare all'ordinanza di remissione della Corte Costituzionale del Tribunale di Pisa dell'11 maggio scorso, che solleva la questione di legittimità costituzionale della normativa di Stato civile, nella parte in cui non consente la formazione in Italia di un atto di Stato civile in cui siano riconosciuti come genitori due persone dello stesso sesso. Sul piano amministrativo, i diversi contenziosi attualmente in corso hanno suggerito al Ministero
l'opportunità di richiedere all'Avvocatura Generale dello Stato, e l'abbiamo fatto, le proprie valutazioni di ordine legale prima di definire linee di indirizzo che ho intenzione di diramare a tutte le prefetture e a tutti gli enti interessati. Ritengo necessario attendere tali valutazioni, tenuto conto dell'orientamento del Consiglio di Stato, volto ad escludere che il prefetto possa annullare l'atto dell'ufficiale dello Stato civile in assenza di un'espressa previsione di legge. Dal mio punto di vista, comunque, ad oggi esistono alcuni punti fermi. Uno, secondo il vigente ordinamento di Stato civile, gli atti di nascita si formano e si scrivono nei relativi registri, indicando quali genitori la madre partoriente e il padre biologico. Punto. Tale principio viene anche riaffermato con riferimento alla notazione nell'atto di nascita del riconoscimento di filiazione che richiede la preventiva verifica in capo al soggetto dichiarante della condizione di paternità o maternità. Due, l'articolo 12 della legge 40 del 2004 considera le pratiche dell'utero in affitto e della compravendita di gameti umani e di bambini quali fattispecie delittuosi. Sono dei reati. Finché campo e finché sono membro di questo governo, l'utero in affitto e i bambini in vendita non esisteranno in Italia come pratica che lede il diritto del bambino, della mamma e del papà. Quindi attendiamo la sentenza dell'Avvocatura di Stato. Nell'interesse collettivo, in particolare dei bambini, il diritto ad avere una mamma e un papà è un diritto a cui io e questo governo daremo fiato, voce e difesa in ogni sede possibile e immaginabile. Interviene in replica il senatore Pillon per 2 minuti. Grazie Presidente, grazie signor Ministro. Sono pienamente soddisfatto della risposta. La ringrazio per aver indicato con chiarezza quali sono da considerarsi le condotte lecite e le condotte illecite da parte dei sindaci. La ringrazio per aver annunciato un suo provvedimento amministrativo che chiarisca in modo definitivo questo. La ringrazio anche per aver ricordato che madre è solo colei che partorisce, padre è solo colui che ha concepito. Ci auguriamo che le amministrazioni e anche alcuni tribunali vogliano attemperare a queste indicazioni che, oltre che essere conformi alla legge, sono soprattutto conformi alla naturalità delle cose, al buon senso e al superiore interesse dei fanciulli. Grazie. Il senatore Dal Mas.